Doveva essere il consiglio del gran ritorno di Ernesto Sica, rientrato da primo dei non eletti dopo le dimissioni del fedelissimo leghista Mario Vivone. Invece l'atteso one-man show dell'ex sindaco è stato oscurato dall'annuncio a sorpresa del consigliere Arturo Giglio, eletto con Forza Italia nella coalizione di centrodestra guidata da Francesco Pastore, che ha comunicato il suo passaggio al PSI e di conseguenza il suo ingresso nella maggioranza del sindaco Lanzara. Una tegola sull'opposizione che ha tenuto banco per gran parte della discussione e che il rientrante Sica ha utilizzato come arma nel suo animato discorso di saluto all'assemblea dopo l'ok alla surroga. Sto ritenendo e sto denunciando, mettiamo al verbale, che la compravendita consumata sia oggi di un consigliere comunale di minoranza, imprenditore del settore turistico, che aderisce non al Partito Socialista, ma aderisce all'assessore regionale al turismo, per me è compravendita da voi. E vado a denunciare a tutti gli organismi competenti, perché non c'è alla base nessun ragionamento politico, perché abbiamo fatto una coalizione, Arturo Giglio si è candidato in Forza Italia, oggi che venga a identificarsi come socialista è l'applicazione della cultura, della politica, dell'intelligenza di tutti noi. In quanto a etica e morale, io solo questo voglio dire, in quanto a etica e morale credo che io non abbia nulla da imparare. Credo che la mia persona e le mie scelte sono limpide, come del resto tutta la mia vita. Quindi penso che io alle spalle ho tutti i miei sostenitori, che oggi sono anche qui presenti. Quindi la mia scelta non è stata una scelta fatta su un colpo di testa. Quindi penso che la scelta che ho fatto questa sera, come la vogliamo definire, una compravendita, come lei ha dichiarato, assolutamente no. Poi lei è libero di fare ciò che vuole. Grazie.